San Siro finalmente torna, 2 anni di stop di pandemia, un momento certamente di gioia ma che aiuta anche a riflettere sulle tante problematiche che hanno questi ragazzi. Lei ha scritto una lettera proprio ai Cresimandi invitando alla speranza, invitando alla vita, invitando al futuro che è nelle loro mani. Beh, bisogna dire che quando si entra in questo stadio pieno di ragazzi che fanno la cresima, viene da dire: Milano, Milano, tu sei ancora giovane, non rassegnarti a invecchiare, non rassegnarti a essere in solitudine, tu sei ancora giovane, tu sei ancora chiamata a radunarti nella festa, tu sei ancora chiamata a sognare il futuro. Ecco, è un piccolo segno, è soltanto qualche ora in cui si affollano qua ragazzi di ogni parte della diocesi e lanciano questo messaggio. Chissà, forse Milano potrà raccoglierlo, potrà tornare ad amare i bambini, ad amare la famiglia, ad amare il suo futuro. Che messaggio porterà oggi ai ragazzi, visto anche il periodo che stiamo attraversando? Usciamo da una pandemia e abbiamo una guerra in corso. Ma il messaggio che voglio dare è che chi sta vicino a Gesù ha una speranza e una missione, ha la speranza che attraverso anche le tribolazioni si possa aggiustare il mondo e ha una missione, cioè deve diffondere un messaggio che sia la gioia e che sia la solidarietà. Ma secondo lei in questo momento la cresima ha un valore più importante visto proprio quello che stiamo attraversando? La cresima ha il valore che gli danno coloro che la ricevono, quindi chiaro che se questi ragazzi sono preparati, se i loro genitori sono partecipi, se le loro comunità sono unite intorno a loro, allora ha un particolare messaggio per dire c'è una ripresa che ha una comunità che la può sostenere. Quindi non è automatico il valore della cresima, è dovuta alla responsabilità che tutti ci prendiamo, cominciare dai ragazzi stessi, ma dalle comunità, dai genitori, dalle parrocchie e da tutti coloro che stanno loro intorno. In questo senso devo dire grazie ai catechisti, alle catechiste, ai preti, ai genitori, perché senza di loro questi ragazzi non sarebbero qui. Io entro in questo stadio solo quando ci sono i ragazzi, quindi io non sono amico di troppe altre manifestazioni, quindi è l'unica cosa che ricordo di questo stadio, è la folla dei ragazzi contenti, radunati per fare festa, radunati per ringraziare della cresima. Grazie. Prego.